Con i valori ancora ben oltre la soglia consentita, ieri le PM10 in città erano a quota 91 microgrammi per metro cubo, sono pronte a scattare le misure adottate dal Comune di Como per contrastare l'emergenza smog. Rispetto alle prime ipotesi, che prevedevano anche la possibilità di introdurre le targhe alterne, l'amministrazione ha poi optato per soluzioni soft. Da domani entra in vigore il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3, auto che hanno tra i 9 e i 14 anni. Le macchine Euro 3 sono state infatti immatricolate a partire dal 2001 e nel 2006 è entrata in vigore la direttiva successiva, la Euro 4. Per i veicoli privati il blocco va dalle 8.30 alle 18, mentre i veicoli commerciali devono stare fermi dalle 7.30 alle 9.30. Alla decisione sulle auto si affianca quella sui riscaldamenti. Il Comune ha stabilito, sempre a partire da domani, l'abbassamento di un grado da 20 a 19 per i riscaldamenti degli edifici e la riduzione di 2 ore da 14 a 12 della durata giornaliera di attivazione degli impianti. Tutte le misure, sia le limitazioni al traffico sia l'abbassamento dei riscaldamenti, resteranno in vigore fino a quando le centraline ARPA non registreranno per 3 giorni consecutivi valori al di sotto della soglia limite, ossia 50 microgrammi al metro cubo. L'ordinanza, firmata dal sindaco Mario Lucini, è stata pubblicata sul sito del Comune di Como, previste sanzioni per chi non rispetterà le disposizioni. Ieri sera intanto protesta di Legambiente a Palazzo Cernezzi. Un gruppo di rappresentanti dell'associazione ha organizzato un presidio durante la seduta del Consiglio Comunale per sostenere che le azioni intraprese non sono sufficienti. Basta con i palliativi, attacca Michele Marciano, presidente di Legambiente. Como contribuisce, e non poco, all'inquinamento della Lombardia. L'amministrazione, conclude, deve intervenire con provvedimenti concreti, seri e duraturi contro l'inquinamento. Ma le grandi difficoltà che ci sono in questo ambito, che è veramente un grande problema.